noi abbiamo creato un gruppo che si firma docenti scontenti, nel senso che ci sono problematiche che riguardano veramente quasi tutti i docenti. Il punto di riferimento nostro è quello di migliorare il servizio per gli studenti, cioè il nostro obiettivo è sempre rivolto a un miglioramento della vita, diciamo, all'interno delle scuole degli studenti. Il primo aspetto denunciato questa mattina dal gruppo Docenti Scontenti è stato il degrado di molte strutture scolastiche, partendo proprio dal Moretti di Roseto. Non si può ormai essere legati a una questione, diciamo, di scuole degli anni 70-80 come questa, una scuola degli anni 80, in cui in 30 anni non siano stati fatti mai degli interventi strutturali. È un problema certamente anche di altre scuole, ma nella nostra in modo particolare, perché noi non abbiamo una copertura, cioè un tetto, diciamo, a terrazzo, quindi negli anni è degradato questo tetto, è degradato il cemento, si è ammalorato. Tutto questo all'esterno può essere pure accettato, ma quando all'interno piove, e piove soprattutto sulle strutture e sulle attrezzature che costano molto, la cosa che ci preoccupa è che la provincia è proprietaria della scuola superiore, di tutte le scuole superiori. Non sappiamo adesso che cosa succederà con l'abolizione delle province. Occorre che chi di dovere, quindi a noi non ci interessa, diciamo, il riferimento partitico, ma ci interessa un progetto politico sul territorio, chi di dovere veramente prenda in mano la situazione, perché non è una questione soltanto di infiltrazioni d'acqua, ma anche una questione di sicurezza in tutti i campi, finestre che non sono a norma, porte che non sono a norma e quant'altro. Non è un problema solo nostro, anche di tante scuole superiori.